storia, abbiamo iniziato molte storie e poi alla fine abbiamo incontrato Paolo Izzi e su quest'idea che ci ha raccontato Paolo hanno iniziato a scrivere la sceneggiatura e quindi è nata questo film. È stata una sceneggiatura molto complicata, molto difficile, durato un anno, un mezzo di scrittura, quindi non è stata una cosa semplice raccontare questa storia. E poi era anche una scelta di campo, però dato che però l'ultimo ha sempre detto: Pietro, se non vuoi fare questo film, possiamo fare anche un altro. Perché è un film così impegnativo, così faticoso, così costoso, come avete visto. Il problema era trovare la quadra e Luca, che era alla sua prima regia, era un film molto molto importante questo. E devo dire che con la leggerezza, con la poesia, con quel tocco magico, con quel divertimento messo in scena la realtà contemporanea che viviamo tutti i giorni, con distanza e con il sorriso. Diceva bene Roberto Brecht che bisogna essere seri sulle cose ridicole, ed essere invece ridere sulle cose serie. E questo è esattamente quello che lui ha fatto. E, che dire, abbiamo avuto poi una lunga gestazione per fare questo cast, il film è durato più di 20 settimane, ma è andata bene, avete visto quanti ambienti, quante comparse, quanti costumi, e poi i cartoni, gli effetti, insomma, è un grande film, e sono felice di averlo fatto e sono felice di aver tenuto a battesimo Luca per questa sua grande avventura. Grazie Luca, grazie. Grazie. Io direi, Luca, se tu sei d'accordo dobbiamo salutare, bisogna molto dei tuoi compagni di alzare. Sì, direi di... Allora lei manda senza le. Manda. Viene da Parigi, ha un cachet bassissimo rispetto alla prestazione, perché è bravissima, diventerà una grande attrice. Lui è Suleiman, che l'ha scambiato con l'invitato, che invece. E Maurizio Bussolo, italianissimo, adesso diventerà. E lui è il gran figo di Alexis Michelin, lui è un regista francese. E poi vabbè, abbiamo Nicola, tu rischi di cadere. Nicola Di Bari non ha bisogno di presentazioni, mio zio, e Barbara Boucher. Dove è Barbara? Barbara Boucher, quella lì. Continua a salire, va. E poi abbiamo Luigi Gramegna, che è Gianni D'Addario, che è lui. Riesce a essere più brutto dal vivo che nel film. Chi altro? C'è Valeria e mia mamma. Mia mamma. E il piccolo Nassol! Vieni. Dai, saliamo tutti. Beh, dove sta Nassol? Antonella Tigli e Nassol. Nassol viene dal Kenya, è emozionatissimo. Niente. Beh, mo scendete. Grazie. Grazie, sì. Adesso... Grazie a tutti, grazie di cuore, perché hanno dovuto lavorare tanto. Grazie. Luca stava salendo anche Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, Nicola, dove sta Nicola? Questo è il maestro Nicola Di Bari, ci ha dato le sue canzoni a titolo oneroso. E niente. Siamo contenti di averti nel cast. Allora vi facciamo sedere. Sì, facciamo sedere. Grazie. Sì. Ciao, sono accomodatevi pure. Grazie a voi. Bravissimo. Allora, come sapete. Ok. Allora, vi lascerò, come sempre, io farò una prima. Banalissima domanda, poi sicuramente i colleghi hanno tantissime domande da fare. Il tempo, come sapete, non è infinito, quindi lo dico subito: chi non riuscirà a fare domande se la deve prendere, commento. Ecco, naturalmente. 40 minuti, sì, classici 40 minuti. Luca, è inevitabile, prima diceva Pietro, è la tua prima volta da regista. Com'è andata? Ci sono dei giorni in cui ti sei sentito smarrito oppure... No, ci sono dei giorni in cui mi sono sentito trovato. Ero sempre smarrito, l'agitazione, ansia, stress, è difficilissimo girare, avere la responsabilità di tutto, insomma, tutta la macchina. Era la domanda questa? Sì, questa era più o meno la domanda, cioè, questa è la tua risposta? Sì. Va bene, perfetto.
Allora, chi vuole cominciare la nostra conversazione? C'è subito lì, c'è anche... Ah, comincia Marco e poi vengono da te. Marco Spagnoli, prego Marco. Ciao Ricco, buongiorno, sono Marco Spagnoli. Volevo chiederti se ti aspettavi tutte queste polemiche prima dell'uscita del film. No, ma io non ti sto chiedendo di commentare. No. Ah, se no. Ti aspettavi il fatto che questo film diventa un po' una pietra di paragone per tutto quello che succede nella cultura e nella politica italiana in questo momento. Visto che sappiamo che ci sono interpretazioni pure sui trailer. Ah, il trailer, come non c'entra niente con col film. Sì, ce l'aspettavamo. Io, Giuseppe e Antonio, che abbiamo scritto questa canzone, un po' ce l'aspettavamo di destare, insomma, qualche polemica. Non fino a questo punto, non ci aspettavamo, non mi aspettavo di essere sulle prime pagine dei giornali, nelle trasmissioni, argomento, insomma, di dibattito. Come si chiama, i talk show, francamente poi mi ha pure un po' stancato, quindi dopo 3 giorni di polemica non ho seguito più la polemica. È stato bellissimo, secondo me. C'era in seconda fila, vero? Sì, si alza il braccio, adesso sta arrivando il microfono. Grazie. Eccomi qua, Luca Gaverò Super per l'ingegnere. Dunque, prima regia, è importante ovviamente la prima regia come sempre, che differenza c'è con gli altri film? Perché gli altri film avevano sempre una tua impronta molto forte, scritti da te, costruiti su di te eccetera, però avevi diciamo in qualche modo delegato la regia a Nunziante. Questa volta l'hai fatta su te stesso, quindi ci sono delle differenze importanti. Diciamo che i precedenti sono importanti, Charlie Chaplin, voglio dire, chi è come andare, chi è? Sì, no, sì, allora è andata così. Paolo mi ha chiamato e aveva questo soggetto. Abbiamo cominciato a frequentarci, a scrivere, e piano piano mi rendevo conto che glielo stavo rubando, che diventava mio, quindi ho costruito anche in scrittura, sempre insieme a lui, però il personaggio su di me. Poi, in effetti, quando io sono andato a girare, io non che mi sono pentito, però ho capito l'immensa difficoltà di questo lavoro, perché hai tutto in mano, hai la responsabilità del cast, della produzione. Lì un po' bestemmiato, avrei voluto che tornasse lui. Poi quando giravamo qualche scena che invece andava bene, dicevo no, è meglio che l'ho fatto io. Questo comunque è stato faticosissimo, perché si è accanita anche la sfortuna. Pensate che ha piovuto nel deserto, non succedeva da 20 anni, mi hanno detto i marocchini, non ha mai piovuto quel giorno, cazzo, è andata a piovere, quindi sono state 20 settimane di pioggia, dispendiose e durissime. Ci sono altre domande da parte vostra, per curiosità? No, è stata freddo. Sì, ce n'è una laggiù. Beatrice, in mezzo, guarda. Ci vuole un po' ad arrivare con il microfono. Allora io mentre ne approfitto, non ne faccio anche io. Fate una al cast pure, sono in da Parigi. Sì, no, ma le facciamo anche loro, abbiamo tempo, quindi non ti preoccupare. Ecco, no, sta arrivando Beatrice. Sì, quando è scoppiata la polemica, tra le altre cose ha detto che se facesse oggi alcune imitazioni che aveva fatto 10 anni fa, forse l'arresterebbero. Secondo lei cosa è successo in questi 10 anni per cui siamo arrivati a questo punto? E poi una piccola curiosità, come mai come regista si firma Luca Medici e non che Cozzalone? Uno scoppiamento. Il montatore ha sbagliato, non lo so. No, qual era la prima? La prima, cosa è successo in questi 10 anni per cui un'imitazione che andava bene 10 anni fa non succedeva niente, nessuno si offendeva, oggi invece dice rischierei l'arresto. Ho usato un'iperbole con l'arresto. Però ci sono i social, quindi qualsiasi commento diventa, è come se ha un megafono. E spesso le critiche provengono da un esiguo numero di persone. Che fanno? I giornalisti prendono questo esiguo numero e creano la polemica, perché mi rendo conto che è più interessante, no, dal punto di vista della comunicazione. Però detto questo, non è che io ho sofferto per questa polemica, mi ha anche
divertito, poi anche un po' cinicamente è stato un bel vantage pubblicitario. No, volevo chiederti, prima c'è Fabio lì, c'è da quella parte qualcuno al microfono? Ce n'è un solo forse? Prova, dai Fabio. Ma come dire, è molto aggiornato, sembra riscritto fino all'ultima settimana, perché parla proprio del presente. Sappiamo, ci vuole tempo a fare un film. Perché vedevo come avete lavorato con Birzì, se alcune cose addirittura le avete aggiunte in post produzione, e se vi siete mai tra virgolette censurati, perché siete sempre sul filo del rasoio. Insomma, grazie Haftar, è una battuta è brutta. No, diciamo che no, non abbiamo aggiornato la sceneggiatura, però a parte grazie a Haftar, poi penso di aver colto, cioè il personaggio Gramegna, dove sta Luigi Gramegna, è insomma il personaggio dei nostri termini, questa escalation verso il successo, quest'uomo che ricopre ogni volta che lo vediamo una carica superiore, un po' la metafora, è proprio uguale a questa. Insomma, io poi ho l'imbarazzo a spiegare le cose, perché secondo me si sviliscono, si banalizzano. Però lui, per esempio, non è uno in particolare, ha la carriera di Di Maio, l'ho vestito come Conte e c'ha il linguaggio di Salvini. Quindi diciamo che ho creato una sorta di mostro dei nostri tempi. Mostro. Luca, posso chiederti, avete improvvisato molto durante le riprese? Proprio legandomi alla cosa che Fabio spiega. Per esempio, la scena, la sequenza iniziale della questa guerriglia, e io che non vengo minimamente insomma toccato da quello che mi succede intorno, diciamo che è venuta lì, perché ho provato a girare io spaventato, che succede? Non funzionava. E lì ho colto diciamo l'occasione per costruire il personaggio, che secondo me è anche un po' una metafora dei nostri giorni, cioè uno che è incapace di guardare oltre i suoi piccoli contingenti problemi, quindi scoppia una guerra intorno, ma lui c'ha i cazzi suoi, le ex mogli, le tasse, insomma ripeto, non voglio spiegare, scrivetele voi queste cose. No, però se lo dici anche tu, dai. Allora, no, mi piacerebbe che qualcuno cogliesse quello che sentivo io, cioè è grottesca la scena, ti scoppia una bomba e tu non te ne freghi niente. È quello che siamo noi, e lo dico senza alzare il ditino moralizzante, purtroppo è congenito nell'uomo l'egoismo, no? Pensare sempre ai propri piccoli problemi. Questo era il senso, quello che volevo. No, ma si coglie perfettamente. Grazie. Volevo capire se vi eravate proprio, però a un certo punto, se vi è capito di dire questa non la possiamo fare, questa non la possiamo dire, questa non la capiamo. Non lo so, no. Molto il film è sempre oltre, no? Dici che. Se qualcosa però avete deciso di non girarla, o di non montarla, o di non scriverla, no, sono delle idee, come dire. Se il Mussolini. Ah, il Mussolini! E te, no, a un certo punto però veniva anche messo. No. Poi come avete fatto a cominciare Nicky Vendola a prendersi. Ma Nicky Vendola gli dai 1.000 euro, che scherzo! Dove sta Nicky? Facciamo un applauso! Dove sta Nicky? Se ne andate, si è ricordato! No. Nicky! È un uomo spiritosissimo e di grande allegria, si è prestato a questa. Però era bella, dai. No, assolutamente, però fantastico. L'ultima, la canzone del naufragio, chi la canta? Io. Allora c'è Annalisa lì, poi c'è qui in seconda fila, lo dico per. Prego. Nel film Omar parla sempre di cinema, e parla di neorealismo, parla del cinema italiano, eccetera. Ma il suo cinema italiano, i suoi epigoni, i suoi ispiratori, chi sono? Beh, io guardo con estremo rispetto alla commedia italiana, quindi a Dino Risi, ad Alberto Sordi, con le dovute proporzioni, senza ora dire che sono uguali. Quindi questi sono i miei modelli. Il personaggio di Omar è un personaggio realmente esistito, era un amico di Verzi che purtroppo è morto poi. Omar,
mi ha fatto vedere un documentario, cioè questo ragazzo senegalese che era esperto, era innamorato della cultura italiana, del cinema italiano, gli piaceva Totò, e lui ci ha girato anche un documentario su questo ragazzo che si chiamava Omar, quindi l'abbiamo preso di lì. Lui mi ha fatto vedere questo documentario, ho detto è bellissimo, è poeticissimo questo ragazzo qui. Niente, quindi i miei modelli sono quelli. Ma sono i suoi modelli come registi o come attore? Come? Ma regista è ancora presto, non so ancora che vuol dire bene. Come attore, Alberto Sordi, sì, tento insomma, di procedere sul solco segnato da quella gente lì, insomma. Di sicuro valore superiore. Prego. Ben trovato, Checco, ecco, oh. Ciao, sono Francesco Dacila. È un film indubbiamente politico, per il tema che tratta, diciamo, veramente l'argomento elettorale più trattato dell'ultimo anno e mezzo, cioè inutile girarci attorno. Sì. Se dovessero dirti, perché sono un po' prevedibili le polemiche sotto questo punto di vista, che è un film anti-salviniano o anti-Salvini, come rispondi? Boh, risponde lui. è un film che va al di là di Salvini, racconta l'odissea di queste persone che non cercano un futuro migliore, cercano un futuro. Il problema è l'accoglienza, il problema è la diversità, che secondo noi è un valore aggiunto, e poi pone la questione esattamente contemporanea, come tu dici, ma non è un film politico, è una specie di tutto è politico. Tutto è politico, ma non è, cioè, con tutto veramente restando utile, ma non è che io mi metto a fare un film contro Salvini, cioè, a me mi sembra contemporaneo, un po' esagerato. È un film poetico, è una favola dentro una grande realtà. Io voglio dire che tanto un film esce il 1 gennaio, lo sa, qui abbiamo il presidente di Medusa, Giampaolo Letta. Ah, Giampaolo, certo. Voglio sapere appunto le copie e gli schermi, Pietro. Le copie più di alza la mano, 1100, 1150, 1200, 1250, top. Si sono moltiplicate le copie. Come il pane e il pesce. Io ho trovato tante emozioni in questo film, non so voi. No, hai fatto domande. Allora, coinvolgiamo. Sì, prego, non ti ho visto, scusa. Prego. Cinzia, sì, credo. Gloria Satta. Ciao Gloria, scusa. Ciao, buongiorno a tutti. Una domanda a Checco. Il tuo film precedente, come tutti sappiamo, ha polverizzato qualunque record in cast, il film italiano più visto di sempre. Ecco, in che misura questo fatto e la necessità di essere all'altezza di questo risultato ha rappresentato una pressione? Nella misura, quant'è la scala delle misure? Da 1 a 10? 10. Eh beh, ragazzi, qua è inutile fare i pochi, bisogna fare i soldi qua. E speriamo di riempire le sale anche questa volta qui, perché insomma, ha speso i soldi. Noi siamo felici e siamo contenti e siamo molto fiduciosi. Ma fate delle domande. Allora, infatti volevo coinvolgere Micheli? Sì. No, la vostra ma una domanda banalissima, è molto semplice. La vostra esperienza lavorando, Luca, rassicurateci, è un bravo regista. Come è andata sul set? Facciamo la domanda. Fagli stroncare, come si dice. No, io ho un piccolo, non sassolino sulle sale, l'unica nota, un piccolo sassolino. Qualcuno ha parlato di sessismo, e non so se avete visto il personaggio che ha fatto Manda, la nostra Java, alzati Java. Beh, io non l'ho spogliata, non ho fatto vedere il culo di Manda, gli ho regalato, un personaggio interessante, insomma, è quella che ci porta in salvo. È un personaggio intenso, interessante, e ci tenevo, siccome ho sentito che qualcuno mi ha detto che c'è del maschilismo, del sessismo, ci tenevo che, insomma, non lo so, però, tutto non c'è una doccia, non c'è una tetta, non c'è un film del cazzo, ho fatto domanda per farti fare la femminista.
questo, ma voi con il resto che dedicate, stroncate, no? Appunto, no, la domanda, appunto, qui. Brava, grazie. No, raccontateci la vostra esperienza sul set con Luca dietro e davanti alla macchina. Anche io, il personaggio. Mon expérience sur le set est très intéressante. Toujours très intéressant de travailler avec un Italien quand on est un Français, déjà à la base. Et Luca est un très bon réalisateur, et je dirais même plus, c'est un chef d'orchestre. Et c'est très agréable de travailler avec quelqu'un qui sait où il va et où il veut vous mener. Allora, intanto voglio dire che è stato molto interessante lavorare con Luca. Intanto credo che sia spesso molto interessante lavorare in Italia con degli italiani per dei francesi. È comunque una cosa interessante e istruttiva sempre. Poi voglio dire che Checco è un ottimo regista, e non solo un ottimo regista, ma un vero e proprio direttore d'orchestra. Perché sa sempre dove va, dà l'impressione di sapere in ogni momento dove sta andando, e questo è molto rassicurante per un'attrice. Ma vogliamo sentire poi anche. Ce qui è geniale avec ce film, c'est que on savait quand on commençait, mais on pouvait pas savoir quand on allait finir, parce qu'on avait... Moi j'ai été engagé pour 3 jours, et le tournage a duré 2 ans, 2 ans et demi, je crois. La cosa interessante però è che si sapeva quando si iniziava, ma nessuno riusciva a capire quando si sarebbe finito, perché io, per dire, sono stato ingaggiato per 3 giorni, poi la cosa è durata 2 anni e mezzo. J'ai eu 2 enfants pendant le tournage du film. Ah, tra l'altro, durante appunto la lavorazione del film ho fatto in tempo a fare 2 bambini. Et merci Luca, hein, qui nous a fait voyager dans des endroits magnifiques. Mais clairement, on a rencontré plein de cultures, mais on peut dire que la culture la plus chaotique, c'est vraiment la culture italienne. Quindi voglio appunto ringraziare Luca di questo, ringraziare Luca dell'averci fatto vedere un sacco di bei posti, abbiamo viaggiato tanto, abbiamo visto tante belle cose, e questo ci ha dato l'opportunità di vedere che tante culture, e tante culture assolutamente caotiche, la più caotica di tutte rimane la cultura italiana. Grazie, senza alcun dubbio. Sì, che taccio all'inizio, inutile essere ipocriti, ci tenevamo sul cazzo, ma profondamente, cioè, il fronte italiano con il fronte francese, poi siamo diventati amici, abbiamo imparato a conoscersi. Un peu plus sérieusement, c'est vraiment... Sentila. Moi je trouve ça merveilleux, ce film, où on arrive justement à parler d'un sujet si dur, avec autant de poésie et autant d'humour, et Luca, il est comme il est dans le film, il est simple, humain, c'est un formidable réalisateur, et vraiment c'était un peu la famille, on avait l'impression... Bon, on a beaucoup mangé de pâtes, mais c'était super. Sì, è vero, no, ma voglio veramente dirlo, anche ripeterlo, cioè è stata veramente una bellissima esperienza, e oltre a tutte appunto le belle cose che abbiamo fatto, Luca è stato capace di girare, di mettere in questo argomento veramente, veramente poesia, umorismo, e anche la sua semplicità e umanità, rispetto alla quale voi potete pensare appunto che si veda solo al cinema, ma no, lui è proprio così, semplice, umano, pieno di senso dell'umorismo. No, e a un certo punto eravamo una grande famiglia. Volevo ammazzare, così. No, perché lui è il regista di, come si chiama, quel film che non ha incassato niente, Cyrano di Cyrano Moranur, un film molto bello, diciamo catastrofico al box office, ma molto bello, mi è dispiaciuto che non ha incassato niente. E quindi quando si presentava in scena era proprio palesemente più bravo di me con le macchine, da mi diceva se metto la macchina che si mette la macchina, e quindi io ho sofferto all'inizio, poi anche è bello, quindi come non può starti sul cazzo uno così francese, bravo e bello, e la mia donna Mariangela me l'ha segnalato lì, magari così mi guarderebbe per una po', e quindi all'inizio ero veramente ce l'avevo quello, poi piano piano ho imparato a conoscere, vedevo che andava in bianco con le ragazze italiane, e ciò me l'ha reso simpatico. È andata nessuno, cioè, del caso. Allora, sentiamo anche l'altro,
sentiamo anche l'altra sera, perché... e poi ci sono varie domande da parte dei colleghi. Sì. Ciao a tutti, grazie Luca, grazie per pour Omar, le personnage qui est magnifique, pour l'histoire, pour ma part, c'était mon premier rôle, mon premier rôle, et ça a été une grande expérience parce que j'étais à la fois ton compagnon de voyage dans l'histoire, et à la fois je voyais un chef d'orchestre, un génie à l'œuvre, et c'était magnifique à voir, et c'était beau d'être dirigé par toi, alors merci, merci beaucoup. Io voglio davvero, davvero ringraziare tanto Luca, ringrazio Luca per questo ruolo, il ruolo di Omar è stato il mio primo ruolo e quindi potete immaginare che esperienza enorme sia stata per me. E sono avuto la possibilità di essere il compagno di viaggio di Luca, così come Luca è stato il mio compagno di viaggio, ma come si diceva prima non è solo un regista, è un vero direttore d'orchestra, anzi per me è un genio e quindi veramente ti voglio ringraziare tanto tanto. Allora, riprendiamo con le domande, ce n'è una là su. Ecco. Barbara, facciamo parlare di Barbara. C'è Barbara Buscemi che vuole raccontarci. Allora, io sono arrivata all'inizio del film. Però dillo a loro. Se hai ragione. Io lo so. Tu lo sai. Io sono arrivata all'inizio del film, quindi era ancora tutto calmo, tutto tranquillo, tutto normale. E beh, normale non tanto, perché la prima cosa il truccatore mi dice: mi dispiace signora Boucher, non è arrivato il camion del trucco. E ho detto va bene, ce l'ho il mio. Poi non è arrivato l'altro camion dei attrezzi. Amore, sono cose che sono arrivate, sono problemi che sono stati superati. Superati. Ma uno dei pochi. Eravamo in Kenya lì. Ma in Kenya. Ma difficile. Ma certo, ma senza che sappiamo dove arriviamo. La cosa più buffa è quando Luca mi ha messo davanti ai due, i miei due toy boy. Allora, uno era quello che avete visto, alto, snello, con un bel sorriso, l'altro un po' più paffutello, un po'... Ho detto, ma mi dispiace, io devo scegliere lui. L'unica cosa, dopo lui me l'ha rinfacciato. Sì, sì, perché ragazzi, l'ha scelto uno che non sa parlare, che non si sa muovere. È tutta colpa tua, e se mi hai dato a scelta i due, perché una era l'aiuto del trucco. Ho sbagliato. Ma Antonella Attili, mia mamma! Vale, vuoi dire qualcosa? No, le Tini, vuoi dire. Ciao. No, l'unica nota di colore che io. Cioè era giovanissima lei, quindi non credevo potesse interpretare quel ruolo, e quindi l'ho fatta invecchiare, non troverà mai più un uomo. Un applauso all'attore! Mi è arrivata una lettera dalla produzione, mi ha detto: mi raccomando, gli attori, siete pregati di non dire niente sulla trama prima della conferenza stampa. E io volevo dire che non ho mai avuto il copione, quindi non è possibile dire qualcosa alla stampa, ma comunque mi avrei detto lo stesso. E lui mi ha chiamato e mi ha detto: ma ti ho visto piuttosto brutta ultimamente, sei, ma secondo me la puoi fare mia madre, vieni, mi dai il copione? Mi ha detto: no, non c'è copione, vieni, ti dico io quello che devi fare. Ho detto: ma giorno per giorno? Sì, giorno per giorno. È andata così, mi sono fidata. Allora, io Federico, facciamo così. Allora, Luca, c'è una domanda su in alto, eccolo. Su. Checco, mi vedi? Sì, purtroppo sì. Vabbè, dai, battuta. Allora, finché c'è guerra c'è speranza. Riusciranno i nostri eroi, bla bla bla. Prima una collega mi ha rubato un po' la domanda. L'importanza di Sordi, con Virzì, che tu l'hai scritto questo film, no? Volevo dire, lui a un certo punto ha fatto a meno del regista, nel senso che è passato alla regia. Tu già l'hai spiegato prima, sei ai primordi. Sei stato bravissimo in questo film a livello di registico, però volevo sapere che fine ha fatto Nunziante. Noi siamo amici, non ci vediamo più spesso.
Poi nella vita ne abbiamo fatti 5 insieme, poi lui ha fatto uno suo, io ho fatto uno mio, chissà. Anche nelle altre esperienze con Gennaro, lui mi lasciava molto spazio per decidere le cose, quindi non ero proprio a nudo di ogni conoscenza riguardo alla regia. Hanno messo in scena per proprio. Sì, e poi volevo complimentarmi con la tuo gusto musicale. Ah, grazie, quello mi fa piacere, perché io mi sento molto più... Passiamo il pizzica con la musica africana e l'hai fatto splendidamente. Grazie a te. Allora c'è un'altra, non so se è Fulvia, si è prenotata, poi c'è Federico lì. Sì. Allora Fulvia, Federico, poi c'è una domanda da parte tua. Non riuscirete a farle tutte, lo dico solo. Fulvia, prego. Salve, volevo chiedere due cose velocemente. Tutto il film ovviamente gioca sul crinale del politically correct oppure no, no? E certe volte si salva, certe volte è più difficile salvarsi. C'è la scena, diciamo, del musical genere Esther Williams in acqua con i migranti appunto che cantano in acqua, che potrebbe essere quella per cui vi viene chiesto qualcosa, per cui qualcuno potrebbe aver da ridire, e quindi volevo sapere che cosa rispondereste se qualcuno ha, e poi quale dei politici italiani di questo momento vorreste che vedesse per primo assolutamente il film. Allora, la scena in acqua, la canzone è una canzone di speranza, la canzone dice da qualche parte nel planisfero c'è sempre uno stronzo un po' più nero. Che guarda il cielo, ora sembra di citare Ungaretti. Io quando ho girato questa scena l'ho spiegato ai ragazzi che l'hanno fatta e devo dire che loro hanno apprezzato, si sono commossi durante la scena. Nel film è un sogno, è un momento diciamo onirico. Però lì era difficilissimo perché rischiavi di cadere o nella presa per il culo gratuita e cinica e inutile, oppure nel moralismo, come si dice, nella ruffianata. E quando mi è venuta in mente, ecco, è nata prima la canzone e poi la scena. La seconda domanda non me la ricordo. Quale politico per primo vorreste ma, che vedesse il film? Mattarella, ma non è politico Mattarella. No, vorrei il Papa, dai. Glielo facciamo sapere. Federico, prego. Avevo una curiosità, da attore e da ora anche da regista nazional popolare, hai dimostrato più, cioè hai provato più imbarazzo o hai dimostrato più coraggio a inserire Mamma Roma, pensi o Mussolini? Possiamo dirlo com'è andata? Là erano i 400 colpi di Truffaut, dovevamo inserire, ma non abbiamo avuto i diritti. E Mamma Roma invece ce ne avevano i diritti. No, a inserire Mussolini io lo trovo divertente, era la prima idea che mi è venuta quando scrivevamo, lo dicevo Paolo, io faccio così, stai in mezzo a questi neri. C'è questo coglione che gli parla il Duce, però poi l'ho spiegato, non mi va l'intolleranza che viene fuori quando siamo nei momenti di difficoltà, quindi la metafora è quella, con il caldo, con lo stress, come la candida viene fuori. Io l'ho trovata così interessante, però mi ero promesso di non dirla, perché quando ti citi è come se svilisci tutto, banalizzi tutto, però non ho avuto paura di inserire questa cosa. Allora sì, curva, sta arrivando il microfono. Volevo fare una domanda. Sì, prima, dove sei, scusa, non ti vedo. Mia madre. Ah no. Sì, un secondo, adesso sarà appena andata prima la collega. Poi voglio sapere qualcosa di più del bambino. Ah, dov'è? Allora è stato preso e poi proprio lui è affidato una citazione di Salvini, è finita la pacchia. Sì. Allora, Salvini ti ha molto difeso nel trailer, ha detto anche che farebbe senatore a vita. Sì. Chiacchiere. Io se non vedo film, i fatti, no, quando mi chiama Mattarella, mi dà il posto. Dopo aver visto il film, che cosa dirà Salvini? Che cazzo ne so io. Non lo so, se ne sarà deluso.
Si sarà, ma secondo me Salvini è l'espressione della gente, quindi la gente si sentirà chiamata in caso. Comunque, francamente, sinceramente, non mi pongo questo problema. Io volevo fare il bambino. Il bambino. Allora, io ho disperato durante i provini, perché si presentavano a fare il provino questi bambini pariolini ricchissimi. Sui quali leggevi proprio la borghesia, ma lo facciamo, c'è la sua interprete. E un giorno ero disperato durante i sopralluoghi in Kenya, e mentre ero così sul pullman, vedo questo bambino con questi occhi enormi che mi parla, mi chiede qualcosa, mi dice qualcosa. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare, aveva proprio sete e fame di. Non di lavorare, di successo questo bambino, l'ho letto negli occhi, era tra un migliaio di bambini e mi è andata veramente, ma veramente di culo, perché è eccezionale, c'è un'espressività, una capacità di anche di essere calmo, di essere paziente, incredibile, non sta capendo, vedi, invece di mandarmi a fanculo, sta là che sorride, facciamolo parlare. L'incontro. Ah, l'incontro, sì. Ningependa kuanza kushukuru Keko kwa sababu tangu nilipochukuliwa katika hii movie kuja huku nilipotoa ushamba kidogo, nilikuwa sijui mavitu, lakini sasa najua. Siku ya kwanza dice gli piace tanto e quando ha incontrato Keko gli ha fatto uscire nel mondo a vedere tutte le cose che non ho mai vista prima. Quindi grazie tanto a Keko. Perché... Quanti anni hai? How old are you? Vediamo, imparato in inglese. 12 anni. Ti ho regalato la PlayStation, solo che non c'ha la corrente. Scusate. E poi la attaccheremo. No, è fantastico questo momento. Grazie. A Sante Sana. Siku ya kwanza nilipoonana na Keko tukawa tumeketi pahali. Sasa tabia za Afrika watoto kama vile kumkuja wazungu watoto wafatafata chao karamela chao karamela. Sasa mimi dice la prima volta quando è venuta Keko sono stati seduti lì, però ci sono i bambini che li seguivano tutti insieme che chiedevano Keko vogliono caramelle. Lui il pranzo invece. Grazie. Sente sano. Bravo, adesso! Prego. Mi sembra che ci sia quasi un messaggio segreto, è curioso, è particolare e molto originale, perché sembra quasi che Checco abbia voluto dire che servono dei nuovi italiani. Questi che ci sono adesso sono stanchi, corrotti, stupidi, banali, assetati di denaro, mentre invece è come se ci fossero dei nuovi italiani di un altro colore, pronti, pieni di entusiasmo, di amore per la cultura, di voglia di arrivare, che devono giungere qui. E forse se la cicogna nera si sposta un pochino, forse ci sarà questo innesto di nuovi italiani. Beh, può essere una lettura, io non sono arrivato a tanta poesia, però posso anche condividerla, grazie. Anche se il papà del bambino poi non fa i versamenti IMSS, quindi non fa questo. Quindi un vero italiano. Un vero italiano, dal punto di vista. Siamo quasi in chiusura, non so se abbiamo tempo. L'ultima, anzi, perché la regia. Ah, se tu scusa, però io l'ho chiesto. Una parola di Nichi Vendola, una. Sì, adesso sentiamo la domanda. Fai la domanda e poi Nichi Vendola. Okay. Prego. Ciao, che cosa? Ciao. Ciao, Maurizio, sono Menti, spettacolo Romania, buongiorno. Sì. Volevo sapere se immagino che questo film divida il pubblico per vari motivi, non solo sul tema, no? Che è uno dei temi caldissimi ovviamente,
ma che divide il pubblico anche tra chi capisce e chi non capisce. Abbiamo citato Salvini, beh, visto che vorrebbe farti senatore a vita, non credo che abbia capito il senso del suo film, quindi quanti ce ne saranno? Ha fatto una battuta. Quanti ce ne saranno secondo te che non ne capiranno il senso e quanti appunto si divideranno non solo tra gusti ma anche tra chi forse non coglierà l'ironia, insomma, il senso del tuo film? Ma io sono, cito De Gregori, io sono convinto che la gente sa benissimo dove andare, quelli che hanno letto milioni di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Allora, volevi sentire Niki? Allora, qualcuno porta un microfono a Niki Vendola? L'hanno già portato. Io confidavo molto di poter fare un'esperienza nel cinema porno, molto deluso. E poi chiedo a Checco di mantenere la promessa. Io facevo questa parte e tu poi mi davi il trullo, quel trullo, perché tutti i miei compaesani diranno: ecco il trullo di Niki Vendola. Io non ho un trullo, reclamo il trullo. No. Checco, volevo dirti che hai fatto un film che non solo fa molto sorridere, più che ridere molto sorridere, ma anche commuove, è un film che turba, è molto poetico, veramente. Sono molto orgoglioso di essere stato una microscopica parte di questa tua meravigliosa avventura. Grazie, grazie.